Allora, adesso vi presento, ho scoperto che è un amico, è un grande guerriero, è uno scrittore, abbiamo avuto il piacere di conoscere un nuovo scrittore. Diamo la parola a Marco Deola, un applauso! Ciao a tutti, sono Marco Deola e mia figlia non mi chiama Cacca. Dunque, sono grato di essere qui con tutti voi, con tutte le persone che hanno fatto da relatori prima. Diciamo che come scrittore sono indipendente, quindi non sono ricattabile. Sono nato da poco come Marco Deola. Per tanti anni io sono stato Andrea Bilbao, Garibaldi, persino la mia ex moglie mi conosce ancora come Andrea, non col mio vero nome e cognome. 11 anni fa io, così, dal nulla, ho ideato i gruppi online per il recupero da tutte le dipendenze, droga, sesso, alcol e rock and roll. Ma il mio storico arriva da prima. Innanzitutto un giorno sono andato da mia madre e gli ho detto: mamma, ma io sono stato adottato? E lei mi ha detto: no, che cazzo stai dicendo? E oggi invece ho scoperto che ho un fratello gemello che si chiama Alessandro, uno scrittore. Ha detto le stesse cose che potrei dirvi io, no? Infatti sto facendo la stessa cosa che sta facendo lui in parallelo e non lo sapevo. Però ho scoperto che esiste questo termine che si chiama sincronicità. Eppure sono stato analizzato tante volte a livello psichiatrico io, no? Infatti gli dico alle persone: non seguitemi, sono completamente pazzo. Però la pazzia, mia nonna mi diceva, ricordati che i pazzi sono protetti da Dio, gli scemi no. E ve ne do una dimostrazione. Io nasco come un ragazzino di quartiere, poi arriva il momento della guerra in Libano, non esisteva l'obiezione di coscienza, mi chiamano a fare il militare. E io gli dico: no, io il militare non lo faccio, perché devo andare a sparare a dei miei fratelli che sono lontani e che non ho mai avuto il piacere di conoscere e mangiare insieme a loro? Allora vai in carcere. E allora vado in carcere. E così sono andato in carcere. E da lì è partita tutta una sequenza. Nella scrittura esistono i tre atti. Primo atto, che può essere una biografia dell'autore, una biografia del romanzo stesso. Il secondo atto, che è il cuore, ma ci arriviamo dopo. E il terzo atto, che è il finale, che può essere cambiato anche all'ultimo momento. Il secondo atto, essendo il cuore, ho imparato che è sempre un dramma, ma un dramma non deve essere per forza drammatico, può essere un dramma anche simpatico, allegro, ma pur sempre deve essere un dramma, perché è l'atto in cui lo spettatore o il lettore si intrattiene verso il finale della lettura. Quante volte vi è capitato di vedere un film e dire: so già come va a finire, sarà una grande cagata, eppure siete rimasti lì a vederlo fino alla fine? Bene, questa è la nostra vita, benvenuti nel film. Solo che adesso gli attori siete voi, siete i registi, i protagonisti di questo libro. E qui vi racconterò una storia, perché mi hanno detto: non essere troppo drammatico, sì, leggero, questa parola che me la sono sentita dire per anni. Ma che cazzo, che pesante che sei, sì, leggero, rompi sempre i coglioni. Dal 1984 che gli dicevo queste cose. E a furia di essere leggero, eccoci qua. Allora io un giorno mi trovavo a Bilbao. Sapete dov'è Bilbao? Paesi Baschi. Non ero in città di piacere. Avevo dovuto andarmene dall'Italia.
e mi trovavo in un bosco con una torcia. E lì esiste la polizia arciancia, polizia basca, che a differenza di in Italia, quando ti trovano senza un documento, ti accompagnano a casa, gli dai il documento, poi ti accompagnano in questura, registrano il documento e poi ti riaccompagnano col tuo documento nel luogo dove ti hanno trovato. Fantastico! Però prima di raccontarvi la storia vi faccio una domanda. Qual è la vera falla del sistema? Forza! Nessuno ha una risposta? La vera falla del sistema è il sistema stesso. È l'implosione del sistema. E adesso vi racconto la storia. Mi trovavo in un bosco con una torcia. Ero lì a farmi i cazzi miei, non mi chiedete informazioni private. Nei Paesi Baschi. E a un certo punto vedo che dal bosco, da valle, arrivano tutte le torce e mi stringono a cerchio. Ho detto, oh cazzo, ci siamo. E piano piano il cerchio si stringe fino a che mi trovo tutti questi poliziotti intorno. E mi chiedono, cosa stai facendo qua? E ho detto, secondo atto Marco, secondo atto. Gli ho detto, vi spiego, ho un baule a casa, con 7 folletti. Ho aperto il baule e i 7 folletti mi sono scappati. 6 sono riuscito a rimetterli dentro, però uno sta girando nei boschi, ed è il più bastardo di tutti. Fa del male alla gente, è veramente cattivo. Questi si guardano, commentano tra di loro, dicono questo qui è veramente fuori di testa. Documenti, non ce li ho. Andiamo a casa. Andiamo in questura. Abbiamo trovato questa persona nel bosco, papà. Gli ho detto scusate, devo verbalizzare anch'io. Cosa facevi nel bosco? Mi trovavo nel bosco a cercare l'ultimo folletto da rimettere nel baule. Tra l'altro il folletto in questione, essendo cattivo, ha anche tra le sue mani le chiavi del mio furgone. Non vi dico la scena. Questi non ci credevano. Dicevano o psichiatria o che cazzo ne facciamo di uno così. Torno in Italia nel 1998, finisco subito gli arresti domiciliari per un innalzamento di sommossa, perché in Piazza del Duomo avevo detto delle cose che gli avevano dato fastidio e 300 persone si erano scatenate. Durante gli arresti domiciliari mi arriva la lettera del magistrato che mi devo presentare a processo perché avevo sfondato col mio furgone un posto di blocco e una barriera autostradale. Vado a processo, accompagnato, scortato. Buongiorno, vostra signoria, vostro onore, l'avvocato difensore, l'avvocato accusatore. Arriva, lei ha qualcosa da dichiarare? Signor giudice, con tutto il rispetto per la corte, io posso dimostrare che quel giorno non ero io a guidare il furgone. Gli avvocati vanno in palla. Il giudice va in palla. A un certo punto l'avvocato mi guarda, il difensore mi dice ma che cazzo stai dicendo? Sì sì, gli ho detto, c'è documenti a casa. Rimandano il processo, si ritorna a processo e a un certo punto io porto il verbale di quando ero stato arrestato lo stesso giorno e stavo cercando il folletto. Quindi mi scagionano. Prima di lasciarmi andare, il giudice mi chiede, ma mi scusi, questa domanda gliela devo fare. Chi era che guidava il furgone? Ho detto, il folletto, c'aveva le mie chiavi, cazzo. Me lo sto dicendo da una vita. E il giudice ha detto, portatelo fuori dai coglioni, via. Non lo voglio più vedere questo. Questo perché vi sto raccontando questa cosa? Perché voi avete tra le mani
la vera follia che vi è stata donata dall'universo quando siete venuti al mondo, che ve la state portando dalla vita precedente, perché nella vita precedente non siete riusciti a portare a termine il vostro compito che siete stati chiamati adesso. Perché vi trovate qui? Quante volte vi siete svegliati al mattino e avete detto: ma io qui che cazzo ci sto facendo? Ma sarà giusto quello che faccio? Sarà sbagliato? Lo so che ve lo siete chiesti, perché io me lo chiedo tutte le mattine quando mi lavo i denti. Così l'11 dicembre di quest'anno, dopo 9 anni di silenzio, ripeto vivere, loro mi hanno detto: non rompi i coglioni a noi, noi non li rompiamo a te. Ho chiamato un'amica e gli ho detto: sai, vorrei fare una cosa, parlamene. Gli ho detto: vorrei fare un'associazione che si chiama Proposta Popolare Mutuo Aiuto, sulla base di quello che avevo costruito 11 anni fa con i gruppi online. Lei mi ha detto: cazzo Marco, chi meglio di te? Sei stato capace allora nell'anonimato di farlo, fallo. Non ero convinto, ho chiamato un'altra amica, gli ho detto: sai, tu mi hai visto in azione, secondo te io sarei capace ancora, perché sono diventato vecchietto, sono stanco. Fallo Marco, fallo. E allora ho preso dei fogliettini, li ho fatti stampare, quelli che vi ho dato, e sono andato all'Arco della Pace. E ritorniamo al punto di prima: qual è la vera falla del sistema? Il sistema stesso. Vado lì, mi chiedono di salire sul palco a tradurre Natalia Prego, che ha creato i Medici per la Verità. Scendo, comincio a distribuire i miei foglietti come ho fatto prima e mi trovo davanti Pregliasco, che non l'avevo riconosciuto, circondato dalle televisioni, e sono ritornato in un loop quantistico del bosco con le torce. Ho detto: cazzo Marco, Marco, Udo, picchialo, sputali, Marco, usa il sistema, è la vera falla. Francesco, tu sei un'anima, io sono un'anima, noi siamo anime. Come gli animali e le piante, siamo tutti anime, ospiti di questo pianeta. Sai Francesco, si chiama così Pregliasco, Francesco, sai Francesco, quando si entra in casa di qualcuno, si chiede permesso. Tu stai entrando nelle nostre case, ma non hai chiesto permesso. You respect me and I respect you. One love, diceva Bob Marley. Ma Bob Marley diceva anche: state attenti che la scimmia più si arrampica sull'albero, più espone la testa al cacciatore. Allora a quel punto lì io ero consapevole che tutte le telecamere fossero lì, ed ero consapevole che non mi avrebbero chiesto il consenso per distribuire in giro per il mondo il video, che potete vederlo tutti. E ho utilizzato il loro sistema come una forma di Tai Chi. Prendi dall'universo, indietreggia e armonicamente respingi la forza. E gli ho dato la mano. Gli ho dato la mano a Pregliasco. Gli ho dato la mano a Pregliasco. Sì, testa di cazzo, gli ho dato la mano a Pregliasco. Cosa hai fatto? Ho fatto in modo che si manifestasse la falla del sistema. Mezzo metro, io senza mascherina, lui con la mascherina, col mio foglietto in mano, come ho fatto prima con voi. E la mia mano, e tutto il mondo l'ha visto. Esiste la pandemia? È lì che ti volevo. Ti stavo aspettando dall'84. Io sono stato operato per un figlio di un collaboratore di Gino Strada. Conoscevate Gino Strada? Bravissima, vedo che sei preparata. Sono entrato in sala operatoria, mi avevano fatto qualche torturina, no? E mi era rimasto qualche cosa.
che erano anni che non volevo entrare in sala operatoria, quindi mi trascinavo tutti i problemi fisici. Sono entrato in sala operatoria con un'amica, che è psicologa, testimone, senza anestesia. E lì ho usato il sistema ancora. Dobbiamo fartela l'anestesia. No, non la voglio l'anestesia. Dobbiamo. No? Sono agofobico. Lo ammette la medicina. Sei agofobico, quindi non possiamo introdurti nessun ago. Con la mascherina, come i bambini, me l'ha fatta, capito? Usate il sistema, non andate contro il sistema. Loro vi hanno già detto tutto. Alessandro prima ha citato delle cose interessanti. Guardavo dei film io, no? E mi dicevo, oh, guarda quel cazzo di film. Vi hanno già detto tutto. Sono decenni che ve lo stanno dicendo. Andiamo al cinema, andiamo a vedere quel film. Che cagata. Ti stanno dicendo di quelle cose? Alcuni possono dire senza dirti. Basta leggere. Ma è già scritto tutto nell'universo. E un altro esempio ve lo porto. 24 di dicembre del 2020 mi chiama Iris TV perché sto scrivendo un romanzo che si intitola Il coraggio di amare. Mi chiamano, mi intervistano, mi dicono dai il titolo senza prendere soldi. Non volevo soldi. Dai il titolo alla trasmissione. Ho detto guarda, dammi 5 minuti. Siccome io soffro di sindrome di leone in gabbia, non dormo e di notte faccio così. Ho detto ok, l'ho trovato. Ho trovato il titolo. Ho detto adesso sono tutti in pandemia, tutti attaccati al cellulare, tutti in DAD, tutti quei presi con questi apparecchietti elettronici con dentro il coltan. Ho trovato il titolo, amore, wifi universale, bello, alla redazione è piaciuto tantissimo, dove l'hai trovato? Cazzo, ve lo sto dicendo, wifi universale, collegatevi. Ma questo programma non è per tutti, è per chi lo desidera. Alessandro ha toccato un punto vitale prima. Questo programma è per chi lo desidera. Chiaro? Non devo temere niente. E anche io, come lui, ho messo in considerazione il fatto che sta giro qua potrebbe essere la mia ultima battaglia. Visto che non ce l'hanno fatta con le torture, visto che non ce l'hanno fatta con l'esilio, visto che ci siamo tollerati dopo aver mangiato insieme. E allora ho pensato, sai, magari questo giro qua ti tolgono dai coglioni. E ho detto, ma sì, ma che cazzo me ne frega? Morirò con un sorriso. Perché ricordatevi una cosa, è un sorriso che li seppellirà. Quindi ridete. Vi saluto. Stiamo formando l'associazione. Chi è interessato, ben venga. Un applauso a Marco Deola. È vero, sta formando la sua associazione e collaboreremo da... Stiamo collaborando comunque da una settimana a questa parte. Sarà una grande collaborazione. Adesso... Grazie.